Ciao, oggi voglio parlarti delle figure che operano sul mercato, come vengono riconosciute con il volume profile, sarà oggetto del corso Volume Master ovviamente, e ti voglio dare un esempio, un'anticipazione di quello che è importante vedere con i volumi e come utilizzarlo. Allora, innanzitutto quali sono le figure? Io ne ho identificate quattro che ti vado a spiegare velocemente. Il PDN, i trade, quelli che io chiamo il PDN a pezzi da 90. Istituzionali, grandi banche d'affari, fondi privati, BlackRock, Soros and Company. I trader professionali, il braccio armato dei pezzi da 90, quelli che devono creare controtendenze temporanee per creare nuove opportunità di ingresso, ma lo vediamo dopo. I quacquaraquà, quelli che non contano, la massa perdente, quelli che operano senza cognizione, senza formazione sulle notizie, sulle televisioni, sui giornali, quelli che la prendono sempre in quel posto e ci lasciano grandi capitali. E poi ci siamo noi, i trader privati. Ho invertito in PT per non avere la stessa sigla dei professionali, quelli che possono anche essere bravi, ma lavorano con uno, due, tre contratti, future, azioni, poca roba, non contano sul mercato. Indipendentemente dal fatto che siano bravi o non bravi, non contano sul mercato. E come operano queste figure? Beh, innanzitutto capiamo. Normalmente un investitore, un'istituzione in PDN genera un'accumulazione, ok? Quindi la lateralità, loro muovono tante masse di denaro per quello che hanno bisogno tanto tempo e per quello che i mercati si dice siano più laterali che in tendenza, perché loro ci mettono molto tempo a accumulare e distribuire. Quindi un ciclo di borsa è accumulazione, markup, distribuzione, markdown, accumulazione. In questo caso l'ho rappresentato senza tendenza. Okay, può essere chiaramente rialzista o ribassista. Ecco, qui in questo contesto ti voglio far capire come lavora il braccio armato dei pezzi da 90, i trader professionali. Dopo un'accumulazione, quindi quando le grandi banche d'affari, loro, le mani forti, la mano dominante, hanno accumulato e inizia il markup, non si accontentano in quanto sono molto avidi di aver comprato solo su questo livello prima di arrivare alla distribuzione. Quindi la salita non sarà ovviamente così lineare, ma salirà a onde il mercato. Ecco, i professionali a un certo punto, dopo l'inizio del markup a fine accumulazione, cominciano a spingere il mercato in giù, creando un'onda contraria alla tendenza di fondo, per fare in modo che i PDN possano riacquistare a un livello più basso e via un'ulteriore onda di investimento. E poi ancora troviamo i professionali, il braccio armato che lavora e spinge giù il mercato per creare un nuovo punto di ingresso e su, fino alla distribuzione. Quindi i pezzi da 90 non si limitano a prevedere